Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, altri 32.616 casi con 191.000 test, 331 decessi, tasso positivi al 17%, i medici dicono così 10.000 morti in un mese, invertire il trend. I casi calano di pari passi con il numero dei test, di conseguenza il tasso di positività rimane invariato. Frenata in Lombardia, dove sono stati accertati 6.318 contagi in più, 117 morti, più 4.601 in Campania, 3.884 in Piemonte. Aumenta la pressione sugli ospedali, sono 115 i pazienti finiti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Presidente della FNMOCCE dice serve un lockdown totale in tutto il paese, il trend deve essere invertito. Che cosa cambierà con Joe Biden alla Casa Bianca? Quindi un'inversione di rotta sul Covid, sul sociale e sull'ambiente e continuità con la linea Trump sulla Cina. Il nuovo presidente si insedierà il 20 gennaio, i suoi primi provvedimenti saranno legati alla gestione della pandemia. Tra le prime mosse ci potrebbero essere poi la conferma per la riforma sanitaria di Obama, l'accesso gratuito a college e università pubbliche per i meno abbienti, l'abolizione del Muslim Ban e il ritorno al tavolo delle grandi istituzioni internazionali. I dazi sull'import dalla Cina invece resteranno. Se i repubblicani manterranno il controllo di almeno uno dei due rami del Congresso, saranno necessari frequenti executive per superare la loro opposizione. Berlusconi dice il Covid tra le peggiori esperienze della mia vita, nell'emergenza mettere da parte le polemiche politiche. Il leader di Forza Italia, ospite a Che Tempo Che Fa, trova che l'Italia si sia fatta trovare impreparata alla seconda ondata epidemica e sottolinea che serve uno sforzo comune a prescindere dagli schieramenti. E su Trump dice credo che con la sconfitta abbia pagato la sua arroganza. Coronavirus nelle RSA della Toscana, quasi un anziano su 10 è positivo. La neoassessora dice al lavoro per separare contagiati dai negativi. Gli ospiti contagiati nelle oltre 300 strutture della regione sono 1.103 su 12.500 totali, 100 casi anche tra gli operatori. Spinelli dice numeri preoccupanti, siamo al lavoro anche su un sistema di monitoraggio dei dati relativi ai tamponi effettuati e ai loro risultati che ci consenta di avere aggiornamento in tempo reale. Veneto, terapie intensive e reparti a livello di guardia. Zaia dice limitare gli accessi, l'appello è che la mascherina sempre oppure diventiamo zona rossa. Oltre 3.200 positivi in 24 ore, quasi 1.000 tra le 8 e le 17 di domenica. Picco di contagi a Vicenza, il presidente dice muovendosi mette a repentaglio la propria salute e quella degli altri, insomma il futuro ce l'abbiamo in mano noi, non tanto la macchina sanitaria. Se tutti portassimo la mascherina avremmo grandi risultati. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus è ancora record di positivi in Campania, oltre 4.600 i nuovi casi, 4.601 i nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte di 25.806 tamponi analizzati. Questo è quanto emerge dai dati del consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza coronavirus diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 284 sono i sintomatici, ben 440 le nuove guarigioni, mentre sono stati registrati altri 15 decessi avvenuti tra il 4 e il 7 novembre. Covid-19, responsabile del 118 a Napoli, dice
file di ambulanze auto negli ospedali cittadini, ci sono file di ambulanze auto private in tutti gli ospedali di Napoli, Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare. Sono tutti in crisi totale nel ricevere i pazienti Covid. Questo è l'allarme lanciato nella giornata di ieri ai microfoni dell'ANSA da Giuseppe Galano, responsabile del 118 a Napoli e coordinatore della rete regionale del soccorso d'emergenza. Emergenza Covid, il Pascale raccoglie l'appello di una giovane milanese malata di cancro. Gli dicono: cara Martina, vieni al Pascale che ti curiamo noi. L'Istituto Nazionale dei Tumori Pascale di Napoli risponde all'appello lanciato da Martina, la 26enne milanese malata di cancro, che su Instagram ha denunciato la difficoltà ad essere curata nella sua regione nel giorno in cui le è arrivata la notizia che il suo intervento è stato annullato causa Covid. Notizie dal Friuli Venezia Giulia: assistenza domiciliare e tamponi, quasi pronto l'accordo con i medici. Se la curva non fletterà subito ai 300 posti letti attuali già occupati, dovremmo, questo lo calcola Riccardi, riorganizzarne altrettanti. Con il coinvolgimento importante degli ordini dei medici del Friuli Venezia Giulia, i cui vertici hanno tutti manifestato massima collaborazione e unità di intenti con la Regione, entro una settimana contiamo nella bozza dell'accordo con cui, oltre a venir recepiti formalmente i contenuti dell'accordo collettivo nazionale firmato dal Ministro Speranza con il sindacato FIMC, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, in merito appunto all'attività di tamponamento, saranno affrontati altri due settori essenziali per consentire di affiancare la preziosa opera dei medici di medicina generale alle strutture ospedaliere e ai dipartimenti, oggi in grave sofferenza appunto, l'attività di refertazione e l'assistenza ai pazienti in isolamento. Si scontrano due auto in curva, grave un ragazzo di 25 anni, un incidente del tardo pomeriggio di ieri lungo l'ex provinciale a Rodeano di Rive d'Arcano, grave incidente quindi lungo l'ex provinciale per cause in corso di accertamento. La appunto condotta da un ragazzo di 25 anni si è schiantata in un impatto frontale laterale con un'altra vettura. Non tornano dall'escursione, scattano i soccorsi. Allarme rientrato per tre giovani usciti per la traversata in cresta dell'alta via Caigemona. Tre giovani sono ancora, non erano ancora rientrati, oggi se ne saranno, dalla traversata in cresta dell'alta via Caigemona, che è dal Monte Champion procede in quota verso la catena del Monte Musi fino al posto Ucicco. L'ultimo contatto telefonico con la famiglia di uno dei tre risale appunto alle 16.45 di ieri, che era avvenuto appunto da un punto della cresta. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.